Una bella pagina di solidarietà nei confronti del popolo ucraino scritta dalla Croce Verde di Lucca. Nella sede dell'associazione è stato presentato l'ambulatorio medico gratuito per persone provenienti dalle zone colpite dal conflitto. A illustrare l'iniziativa il presidente della Croce Verde Daniele Massimo Borella, il direttore di medicina di comunità dell'ASL Toscana Nord-Ovest Marco Farnè e i 7 medici volontari che si sono resi protagonisti di questa nuova avventura. Oggi apriamo un ambulatorio medico dedicato a loro. Interamente il servizio viene svolto da medici volontari, la maggior parte di questi sono ex medici, sono medici di famiglia, perché dire ex medici non è giusto, sono medici di famiglia in pensione che sono amici della Croce Verde di Lucca e hanno veramente con entusiasmo sposato questo nuovo servizio che, ci tengo a precisare, è stato ideato e promosso da medici e in particolar modo voglio citare il qui presente il dottor Alessandro Romboli e il dottor Michele Carmassi, che è anche il nostro responsabile sanitario. Nelle scorse settimane, per aiutare la popolazione ucraina colpita dal conflitto, la Croce Verde di Lucca aveva già inviato un'ambulanza, oltre ad aver dato vita a una raccolta di fondi e materiale di prima necessità, in collaborazione con Hauser Lucca, Colors for Peace e RFK Human Rights Italia. Il diabete di un profugo o l'ipertensione di un profugo non è uguale a un'ipertensione nostra o un diabete nostro, la gestione è completamente diversa. Quindi il poter dare un punto di incontro, un punto di approccio, voglio dire, a queste persone, dove ci siano persone disposte ad ascoltarli e in qualche maniera disposte a prenderli per mano e accompagnarli nella nuova via che le porterà, voglio dire, a poter gestire meglio la loro salute, è sicuramente un dato estremamente importante.